Io chiaramente affronterò soltanto la questione dell'arrivo di Battisti per dire che oggi è stato un momento importante per tutto il popolo italiano, in particolare per le famiglie delle vittime di Battisti. Viene lanciato un messaggio che è un messaggio di giustizia che non si indebolisce con il passare del tempo, perché le famiglie delle vittime di Battisti e tutto il popolo avevano la ferma volontà di poter rivendicare il diritto a che chi ha sbagliato macchiandosi di reati così gravi, chi ha sbagliato deve pagare. Direi che è anche importante il fatto che alla fine sia caduto l'elemento della commutazione dell'ergastolo ai 30 anni, perché così sconterà la pena che è stata comminata dai tribunali italiani. Ci tengo a dire che è il risultato di un lavoro di squadra incredibile in cui tutte le istituzioni sono state compatte, dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del mio Ministero, poi tutte le forze dell'ordine, con la grande collaborazione che c'è stata costante col Ministero dell'Interno, per arrivare a un risultato che oggi è un risultato importante, ribadisco, per tutti i cittadini italiani. Anch'io voglio sottolineare l'importante collaborazione che c'è stata a livello internazionale, perché sottolineo un momento di cambiamento che è anche un cambiamento dell'immagine dell'Italia all'estero. Oggi l'Italia si fa rispettare nel mondo e continuerà a farsi rispettare, non solo, come ha detto il ministro Salvini, nella ricerca di tutti gli altri che ancora hanno un debito con la giustizia italiana e quel debito dovrà essere pagato, ma anche proprio in tutta la politica, visto che parliamo di questo, nella prevenzione del terrorismo, in cui l'Italia oggi esprime una voce sempre più autorevole a livello internazionale. C'è stata una grande collaborazione e voglio ringraziare anch'io le autorità brasiliane e boliviane che hanno lavorato insieme alle autorità italiane. Ci tengo a dire che la fuga di Battisti, come ho già sottolineato stamattina, è stata una fuga che ha mortificato il dolore del popolo italiano e delle famiglie delle vittime, e quella mortificazione, non dobbiamo dimenticarlo, è stata protetta e assecondata da alcuni governi, come per esempio il governo francese o per un periodo il governo brasiliano sotto Lula. Adesso, ecco, nel cambiamento c'è il cambiamento di un'atmosfera a livello internazionale, in cui ci tengo a sottolineare che sono i valori principali di ogni democrazia che vengono rispettati. E un'ultima informazione che per me è importante dare: proprio in questi minuti il Cesare Battisti viene consegnato al gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria, che, a differenza di quanto era stato previsto inizialmente, non porterà Battisti a Rebibbia, ma lo porterà nel carcere di Oristano. Questo in Sardegna, questa è stata una valutazione che abbiamo fatto perché ci fosse la massima, perché le condizioni particolari di sicurezza che devono essere garantite, ecco, in questo modo riteniamo che vengano garantite nel migliore dei modi, anche perché il trasferimento al carcere di Rebibbia sarebbe stato comunque provvisorio per qualche giorno. Allora, siccome abbiamo pensato che si potesse raggiungere il risultato nel giro di poche ore, proprio in questo momento la Polizia Penitenziaria, in particolare il gruppo operativo mobile, stanno portando Battisti nel carcere di Oristano.